Ciao a tutti e benvenuti al secondo episodio dedicato alla seconda campagna di Humankind, la campagna AI Andrew. Nello scorso episodio mi sono ritrovato a guidare una tribù di cacciatori e raccoglitori situata al nord di un grande continente, ma un continente molto affollato, sembra. I nostri vicini infatti sono molto aggressivi, si fanno chiamare micenei, e in questo episodio ho in mente di sviluppare la prima civiltà in una direzione, diciamo, che non si faccia mettere i piedi in testa. Niente spoiler. Quindi adesso andiamo tutti su Humankind a vedere che cosa succede. Bentornati in gioco, ragazzi. Chi di voi ha seguito la premiere del primo episodio sa che abbiamo discusso della civiltà che dovremmo prendere, e qualcuno di voi, secondo me, mi ha dato il suggerimento corretto. In particolare, dobbiamo scontrarci adesso contro Micene, una delle civiltà militari più forti di inizio gioco, che ha delle unità di fanteria, i Promacoi, che sono estremamente forti. Se Micene inizia a spammare Promacoi, la nostra civiltà è bella che finita. Di conseguenza abbiamo la necessità di recuperare un'altra civiltà militare che possa sfidarli, ma quale? Dando un'occhiata alla mappa, mi sono accorto che io ho accesso a un'unità di cavalli nel mio territorio, e facilmente potrei prendere l'accesso ad un altro territorio che contiene cavalli e a un terzo che contiene rame. Questo, e adesso svegliamo l'arcano, basterà per poter costruire il Gigir degli Ittiti, un'unità di cavalleria pesante, un carro trainato da cavalli che ha una forza notevolissima e soprattutto 6 unità di distanza. Quindi avremmo un vantaggio tattico notevolissimo nei confronti di Micene, perché avremmo un esercito estremamente mobile. Io voglio sbloccare gli Ittiti, però prima di farlo vi faccio vedere che hanno come bonus un punto di combattimento per ogni unità. Sono militaristi, quindi abbiamo più war support e possiamo reclutare dei volontari di tanto in tanto. E poi abbiamo anche la Wari, un distretto speciale che produce cibo e industria e permette alle unità di proteggersi. Adottiamo, salutiamo l'Andrew Occhialuto con le preziosissime, preziosissimi vestiti Ittiti. Confermiamo questa scelta e passiamo probabilmente al turno successivo con, attenzione perché qui c'è un altro combattimento. Vediamo se riesco a ritirarmi, purtroppo no. Dobbiamo combatterlo sul campo quando siamo ancora purtroppo nel Neolitico. Però cerchiamo di mettere in deployment le unità qui sopra, va bene, chiudiamo. Ovviamente loro attaccano, loro hanno degli scout, i nostri avversari. Caspita se fanno male. Sì, sono scout anche questi, ma faccio fatica a capire quanto riuscirò a resistere. Gli scout micenei hanno una forza di combattimento molto più forte, molto più grande della mia. Loro hanno 11, noi 9. Noi 9 per lo status. Probabilmente perché siamo feriti. Quindi avendo loro 2 punti quindi più del 20% di forza rispetto a noi, ci distruggeranno. E non c'è veramente molto che possiamo fare. Non possiamo fare granché. Perdiamo questa unità, perdiamo questa battaglia e chiudiamo il turno. Però, Ah, the challenges of ora, a young nuova civilization. epoca. It's hard keeping up with the neighbors when they have the wheel and you don't. Humankind learns quickly that everyone contributes. If you're terrified of wild animals, you can grow lentils or catch fish. Tribes settle towns. Towns develop markets, and markets begin the exchange of goods, services, and most important, rumors and hearsay. Ragazzi, benvenuti nell'età classica, nell'età antica. Non siamo più dei neolitici, siamo degli ittiti e militaristi. Piacerebbe tantissimo avere 4 unità di popolazione per reclutare subito un esercito, ma non posso. Allora, la cosa positiva è che questa unità non è morta, questo esploratore, che adesso è diventato uno scout. Tra l'altro, noto con estremo piacere che sono state cambiate le immagini, e lo scout adesso assomiglia da un punto di vista proprio fisico un ittita, cioè ha la pelle scura, ha questi tratti medio orientali, molto bello. Prima non era così, c'erano delle unità praticamente standard per tutti. Invece ora sono cambiate. Infatti, se avessimo scelto uno zoo, avrebbe avuto dei tratti orientali piuttosto che asiatici, scusate, piuttosto che medio orientali, mentre invece se avessimo scelto una civiltà
mesoamericana avrebbe avuto appunto tratti sempre diversi. Ora, parliamo un attimo della nostra capitale, perché qui ci sono due scout con forza 15 e noi abbiamo degli scout con forza 14, però noi ne abbiamo 4, loro ne hanno 2. Andiamo a parlare alla regina dei Micenei, Elissa, perché è la nostra prima relazione diplomatica. E adesso vediamo che cosa riuscirà a fare Andrew. Melissa è estroversa, però è piena d'odio nei confronti dei nemici, è una collezionista, quindi serve meno influenza per le meraviglie, e una crociata, quindi con la religione avremo dei grossi problemi. Però ha un bias marittimo, quindi cercherà di espandersi sul mare. Proviamo un trattato in cui chiediamo di evitare le schermaglie. Viene rifiutato, cavolo. Quindi c'è una crisi. C'è una crisi, i Micenei rifiutano il trattato, potrei fare delle domande e cercare la guerra oppure aspettare. Per il momento aspetto, ma devo prestare estrema attenzione perché questi scout potrebbero adesso saccheggiare la mia capitale. E questa cosa non posso permettermela. Questo significa che io adesso attacco gli scout nemici manualmente. E vediamo dove posso posizionare. Mettiamo delle truppe in prima linea. E questo è supporto. Ok, ce la faccio, ecco qua. Facciamo una chiusura del development. Qui abbiamo uno scout però, ragazzi, che ha anche un livello in più. La loro forza è 23. High ground, defending different religion, voter, veterancy. Mentre qui è 13 contro 18 per il river crossing. Ok, cerchiamo di prendere il controllo della loro bandiera. E qui passiamo dall'altro lato per avere un vantaggio sempre tattico. Adesso sarebbe un 14 contro 19, ma noi in realtà qui ci fermiamo. Ok, cerchiamo di tagliarli. Vedete, qui sto tentando una manovra particolare. Chiudiamo il turno, vediamo cosa fanno. Caricano, caricano sulle unità che presidiano il fiume. E ora tocca a noi. Prendiamo la bandiera. Iniziamo a focalizzarci un'unità alla volta e a picchiare duro su quella unità. Costi quel che costi, io però posso permettermi di perdere unità. Loro no. Quindi adesso in 4 contro 1 vedete che c'è già una discreta... discreto vantaggio. Portiamo questa unità sul fiume in modo da poi poter prendere il posto di quello che protegge la bandiera avversaria. Potrei attaccare? Sì. Siamo più o meno in parità, quindi attacchiamo per dare danno. Turno dell'avversario. Tenta la carica per riprendere la bandiera con 2 unità. E addirittura una la perde, il nostro difensore rimane in vita. Questo è ottimo, perché adesso noi possiamo caricare di nuovo. Gli distruggiamo 2 scout. Teniamo la posizione, ragazzi, guarda che figata. Questo è davvero incredibile. Questo è ottimo. E vinciamo la battaglia così. Ovviamente qui il numero ha fatto la differenza. Qui il numero ha fatto la differenza, però, ragazzi, abbiamo guadagnato dei punti e anche dell'esperienza, spero. Non ancora, però porteremo poi queste unità ad una Pu a curarsi. Una Pu può diventare una città, finalmente. Bastano soltanto 12 punti. No, basta nulla, basta cliccare su Evolvi. E ora abbiamo Hattusha, o Hattusha, non so come pronunciarlo. Chiamiamola Hattusha, la nostra prima capitale. La primissima cosa che facciamo è la costruzione di un pottery workshop che inizierà il vasaio a produrre influenza e a dare origine alla nostra civiltà. Scienza. La prima cosa che facciamo è il calendario, perché ci permetterà, vabbè, di avere il granaio, ma soprattutto di prendere il quartiere degli artigiani, che permette di lavorare le risorse. Quali? I cavalli e il rame, quindi importantissimo. The Walking Wounded. Stiamo parlando di guerrieri feriti. Possiamo renderli gloriosi, avere più stabilità, oppure avere uno sconto sulla produzione di unità e portarci più sul homeland. Andiamo sul homeland, andiamo più sulla politica interna piuttosto che sul commercio e politica estera, perché è meglio. E qui cacciamo il cervo. Yeah!
questo povero animale ovviamente non può nulla contro il nostro piccolo esercito di cacciatori, però credo che serva comunque per guadagnare delle stelle militari, se non sbaglio. Stelle militari che adesso andiamo subito a controllare, perché la vittoria contro i Micenei comunque già qualcosina dovrebbe averci dato. Chiudiamo la cassa di Hattusha. E adesso vedete che abbiamo... Dove sono le stelle militari? Se le posso vedere... Eccole qua! Scusate, sono al massimo perché noi siamo la civiltà militarista, abbiamo già due stelle. Proprio perché abbiamo vinto una battaglia e sconfitto due unità. Ok. Il cibo 18, l'industria 16, i soldi e la scienza sono pochi, ma questa è una politica bilanciata, va bene. L'esploratore qui deve continuare a ritirarsi, deve continuare ad andare verso di noi perché adesso... Cerchiamo di evitare di perdere questa unità. È importante tenerla. È importante... Eventualmente la distruggiamo nella città per guadagnare un altro punto di popolazione. Questa può essere un'idea. Ma non perdiamola. Se si può. Ora. Portiamo questi uomini qui dentro e curiamoli. Credo che non si possa e penso che serva di nuovo una difesa della bandiera e... Non sarà semplice. Chiudiamo qui. Ah, questi mi attaccano dalla foresta. Non va bene, non va bene per nulla. Se entro nella foresta guadagno anch'io una difesa. No, ragazzi, provo a mettermi in difensiva, ma... Se attacco lo sconfiggo? No, se attacco perdo io. Mi butto dentro la foresta, nella vana speranza che mi dia un vantaggio. E chiudiamo il round. Guardate che incredibile! La battaglia finisce con un pareggio ed entrambe le unità muoiono. Poh! Questo forse però mi regala una stella nel militare. Questo è incredibile. Questo è incredibile. Allora, prendiamo lo scout meno curato e clicchiamo su Disband Unit. Sì, perché questo porterà un abitante in più ad Hattusha che va direttamente nell'industria e velocizza la costruzione del granaio. Fra un turno avremo il granaio e invece quest'altro... Lo facciamo uscire, lo mandiamo a sud, perché quest'altro costruirà nel prossimo turno il mio prossimo avamposto. E per questo mi serve tantissima influenza, perché dovremo fare due avamposti se vogliamo poi costruire il nostro esercito. Infatti siamo a 37, 14 per turno, e per fare il prossimo avamposto serviranno 61 punti di influenza. Quindi almeno ancora due o tre turni. Intanto però possiamo cercare la posizione. E credo che una posizione possa essere... Questa. Mi piace strategicamente perché ha la montagna da un lato ed è sul fiume. Mi piace. Ok. Intanto Hattusha ha creato il proprio ottimo vasaio. E cerchiamo di buttarci sul cibo. Dando l'ordine di costruire un campo, però in che direzione andiamo con i campi? Questo è importante, forse potremmo pensare di colonizzare la parte del fiume, mentre invece terremo all'industria la parte della foresta, quindi qui perdiamo un punto di produzione per due punti di cibo. Iniziamo a creare dei campi, ne faremo uno e poi faremo invece una zona industriale, guardate proprio qui dietro dove c'è la montagna. Così bilanciamo. Anzi, sapete cosa c'è? Facciamo una cosa di questo tipo. Andiamo prima sul campo... andiamo prima a fare il quartiere industriale, in modo da produrre più rapidamente, e poi ci buttiamo su due fattorie. Intanto ho messo due unità, due pop a fare gli agricoltori, così la città cerchiamo di farla crescere con calma. Chiudiamo il turno. Prestiamo molta attenzione, perché i Micenei potrebbero diventare molto pericolosi. Intanto qui hanno... un evento che richiede la nostra attenzione. Abbiamo incontrato i Vallindi, gli Arapans. Gli Arapans sono guidati da Mida, una civiltà lussuriosa e moneymaker e mercante. Insomma, dovrebbe diventare un nostro amico. Chiediamo di non aggredirci. Se lo paghiamo, accetterebbe. Ovviamente non possiamo accettare, però intanto abbiamo incontrato gli elefantini rosa. Qua sotto, a sud, ok. Va bene. Altre cose da fare, il nostro esploratore deve aspettare ancora un turno. Potremmo tentare di attaccare un cervo. Chiudiamo il develop. Sì, andiamo ad attaccare. Cerchiamo sempre di cacciare per guadagnare, non lo so che cosa si guadagna. Fatemi dare un'occhiata perché non mi ricordo più. Ma credo che qualcosa si guadagni continuando. Forse l'esperienza dell'unità. Che comunque non si butta via, no?
Ok. Abbiamo guadagnato 5 di oro e un po' di esperienza. Quindi qualcosa si guadagna, sì. Ancora un turno prima di poter fare il prossimo blocco. Non prenderò questo territorio con i cavalli, prenderò quello con il rame e le unità di gemma e di porcellana, perché in questo modo taglio micene, perché se micene si avvicinasse ovviamente sarebbe più semplice per loro. Porto a questo punto un altro esploratore fuori dalla città, per ovvie ragioni, perché voglio che vada a cacciare altri cervi e a saccheggiare altre tane. E poi ad esplorare a sud, perché non abbiamo esplorato granché. Ma adesso finalmente possiamo fare un claim sul territorio. 11 di... Wow, wow! Questo è notevole, questo avamposto. Questo sarebbe notevole. Un 24 in totale. Molto difendibile. Facciamo l'avamposto direttamente su questa zona. Intanto abbiamo trovato un santuario, ok, che poi andiamo a saccheggiare con lo stesso esploratore. Perfetto. Andiamo ad attaccare il cervo. Credo a questo punto che farò una instant resolution. E vediamo che cosa guadagniamo. Sempre 5 e un po' di esperienza, d'accordo. E ora c'è un trattato degli Arapan che chiedono un trade treaty. Accettiamo il trattato di commercio per avvicinarci, no, agli Arapan dal punto di vista diplomatico. Questo rimane fermo, station. Chiudiamo il turno e Hattusa avrà il suo primo quartiere industriale, lo vedete adesso che espande la città, e questo dovrebbe velocizzare la produzione futura. Il Farmer Quarter ne facciamo due. Uno l'abbiamo già messo qui, l'altro lo metteremo accanto quando questo sarà pronto. Non male. Quest'uomo possiamo portarlo a curarsi. Benissimo. E adesso possiamo fondare il nostro avamposto. Non vedevo l'ora. Tre turni per la fondazione dell'avamposto di Segin. E qui ci si può curare. Chiudiamo il turno. Altro piccolo cervo. Allora, andiamo a saccheggiare questo santuario per il denaro. Abbiamo incontrato i leoni neri. Gli Olmechi. Gli Olmechi sono guidati da Ancestor. Il nostro antenato, no? Ancestor ci fa un trattato di trade. Accettiamo subito. They tend to engage all the resources, even if it might create holes in their defense. Ok, sono molto rischiosi, ma adattivi. Come forza hanno lo scout più veloce, le colonie vanno più veloci e sono pellegrini. Beh, abbiamo appena trovato una civiltà che cercherà di spostarsi più rapidamente e fondare più colonie possibili. Wow. We would all benefit from growing... Non male. Dov'è la loro capitale? San Lorenzo qui sotto. Beh, ragazzi, siamo in un continente un po' affollato o sbaglio? No, ma scusa. Hattusa sta facendo la fame? Perché adesso abbiamo 3 abitanti. Portiamoli... Oh, no, stiamo veramente facendo la fame. O spendiamo un po' di oro per avere subito la fattoria. Cosa che accetto. Perché adesso con la fattoria abbiamo già un surplus di cibo. E poi possiamo costruire la prossima. E vedete, andando avanti lungo il fiume, creiamo dei bonus di sinergia e quindi la nostra città cresce. Ok. Qui abbiamo fatto il saccheggio, che appunto ci è servito. Possiamo attaccare ancora questi cervi per guadagnare le 5 unità di oro. E guardate che adesso il nostro esploratore ha un livello. Adesso è più forte. Benissimo. Questo si è curato. Facciamo scendere. Per il prossimo avamposto avremo bisogno di 74 punti di influenza, ma non è male. Quasi quasi il prossimo lo vorrei fare lungo il mare. Vediamo. Però prima di tutto Hattusa... adesso i 30 punti servono per l'attachment, signori. Perché adesso Hattusa espande la propria area di influenza guadagnando tantissima produzione e anche un po' di cibo. Grazie all'avamposto di Segin, che adesso diventa proprio parte integrante della città. Bene così. Chiudiamo, mettiamo l'esploratore a curarsi nell'avamposto. E noi abbiamo bisogno di un po' di tempo in più. Intanto qui c'è una curiosity, una tecnologia ricercata gratuitamente il calendario. No, 8 punti di scienza comunque che ce lo sbloccano, questo è importantissimo. Perché allora andiamo sulla carpenteria. Che permetterà poi di avere gli arcieri, unità difensiva fondamentale.
fondamentale. E la prossima costa 74, sì, serve sempre tanta pazienza. Cerchiamo ovviamente di cacciare, di espanderci e di fare quello che possiamo. Tanto questi hanno fondato a Lundra, proprio davanti a noi. È chiaro che ci saranno dei problemi e qui c'è una crisi in corso. Dobbiamo cercare di arrivare agli archi abbastanza in fretta. È inutile. Posso anche magari costruire... Sì, però, ecco, vedete, posso provare a fare dei quartieri artigiani sulle risorse. Ad esempio, le gemme mi darebbero già più industria e più denaro. La porcellana più industria e più denaro. La salvia più industria... No, più denaro e più... Sì. E più, più cibo. Andiamo avanti. Instant Resolution, denaro e esperienza. Poi ci si cura. Qui in realtà... sì, qui rimaniamo a curarci perché può essere importante. Chiudiamo il turno. Atusa fra un turno completerà il secondo campo di agricoltura. E quindi la città poi sarà abbastanza buona. E poi dovremo cercare di costruire delle mura abbastanza in fretta, no? Ok, scendiamo qui in questa zona, che anche questa è veramente ottima per una città, volendo. Sì, penso proprio che costruirò un avamposto sulla costa e devo trovare però la zona adatta. Ad esempio questa sarebbe meravigliosa, questa zona. Ok. Chiudiamo il turno. Forza, forza. Benissimo. Attenzione perché qui ci sono dei mercenari, dei minnoici, che non si sa bene da dove arrivino, però potrebbero attaccare Atusa e questo potrebbe essere un problema. Questo potrebbe essere un grosso problemuccio. Speriamo che non succeda subito, perlomeno. E poi qui andiamo a fare il nostro prossimo avamposto. Mentre i nostri esploratori adesso inizieranno a... Perché non posso scendere? Ah, perché questo è il territorio che non appartiene a me. Interessante. Ok. Allora, andiamo a raccogliere subito. Non posso raccogliere i cavalli, purtroppo. Credo che andrò sulla porcellana per avere l'industria e il cibo. E il bonus della porcellana. Avendo un'unità di porcellana... Quando ne avremo due, ci darà 5% per ogni unità. Ok. Tanti mercenari se ne vanno, vedo che non sembrano dannosi. Ok, compreremo nel prossimo turno il quartiere artigiano. Tanto qui recuperiamo delle curiosities. Avanti. Ci sono ancora dei mammut, pensate un po', che incredibile. Allora, qui c'è anche una richiesta. Ancestor ha qualcosa da dirci. O sbaglio. Io ti offro ancora un trattato di non aggressione. E accetta. Ancestor accetta il trattato di non aggressione. Se riuscissimo a farlo anche con gli Viola, gli Arapan, sarei molto contento. Chiedono sempre del denaro in cambio, ragazzi. Niente. Penso che per il momento dovremo gestire i micenei appena abbiamo accesso a un esercito. Ma ci stiamo arrivando. Infatti abbiamo messo le mani sui territori che ci servono per sviluppare il nostro esercito di carri pesanti. Ovviamente serve il tempo per andarli a lavorare e poi iniziarlo a costruire e probabilmente ci servirà anche una seconda città. Seconda città che a questo punto fonderò sulla costa e sarà una mia città commerciale e scientifica da mettere in competizione con Atusa, che sarà quella politica e militare. E Almach a questo punto la metterò magari come capitale di questa nuova regione, e la parte nord potrebbe essere quella invece secondaria. Vediamo, vediamo. Ditemi un po' cosa ne pensate, se vi piace l'idea di avere Almach come seconda città, che poi si espande più a nord. Avrà due porti, avrà i mercati vicino alle risorse di lusso, e poi procaccerà i cavalli ad Atusa, che con cavalli a rame poi si dedicherà alla costruzione dell'esercito e alla gestione dell'impero. Questa è la mia idea. Cosa ne pensate?
Spero che l'idea vi piaccia, come sempre vi ringrazio per aver guardato questo video, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Se avete apprezzato, vi ringrazio ancora di più per esservi presi un minuto di tempo per loggarvi, lasciare like a questo video, che è esattamente il carburante che fa crescere questa community e che dà senso al mio lavoro. Il vostro like dà senso al mio lavoro, quindi vi ringrazio tantissimo. A presto!